maggiori risorse e mezzi da assegnare a Frontex per gestire e intervenire al meglio nel campo dell'immigrazione clandestina. L'Europarlamento, in seduta plenaria a Strasburgo, ha così approvato ieri il nuovo dossier sull'Agenzia Europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne. Importante passo avanti questo, secondo l'europarlamentare Salvatore Iacolino. Rappresenta un momento importante in chiave solidaristica e di responsabilità dei singoli Stati membri nei confronti delle regioni, a cominciare da quella italiana, Sicilia, Lampedusa, Pantelleria, particolarmente esposta ad una pressione eccessiva sul piano della migrazione clandestina. Novità su Frontex che aumentano le possibilità di maggiore cooperazione con i paesi terzi. Per questo l'onorevole Salvatore Iacolino chiede immediati accordi tra l'Unione Europea e i paesi rivieraschi come Libia e Tunisia. Noi vogliamo accordi Unione Europea-Libia, Unione Europea-Egitto, Unione Europea-Tunisia per evitare che quel fenomeno dilagante della tratta degli esseri umani, spesso in mano alla criminalità organizzata, possa proseguire. Invece vogliamo quella migrazione regolare e legittima che sia strettamente coerente con le esigenze del nostro mercato del lavoro.